Sarà un'edizione più ricca, la 18ª del Gran Premio Nobili Rubinetterie, poiché questo appuntamento è stato promosso a Corsa Hors Catégorie. Quindi giovedì 19 marzo l'Associazione Ciclistica Arona festeggerà un traguardo importante raggiungendo la maggiore età e ricevendo un regalo molto ambito. Si partirà dallo stabilimento dell'azienda Nobili presso Suno nel Novarese e si giungerà nella meravigliosa stresa sul lungolago Piazza Marconi. Nel mezzo si attraverseranno tante altre località importanti dell'Alto Piemonte, tutte immerse tra le acque dei laghi, Lago d'Orta e Lago Maggiore su tutti, e le vette delle montagne. Dunque, paesaggisticamente parlando, sarà una giornata splendida quella del Gran Premio Nobili Rubinetterie. L'anno passato, di fianco ai famosissimi hotel stresiani, sfrecciò Simone Ponzi dell'allora Neri Sottoli, il quale precedette Christian Delle Stelle e Francisco Ventoso, da ricordare anche un'ottima azione da parte dello spagnolo Alejandro Valverde. Il percorso della 18ª edizione del Gran Premio Nobili Rubinetterie presenterà lo stesso profilo altimetrico di 12 mesi or sono, e l'asperità più dura e più significativa della corsa sarà quella di Massino Visconti, che verrà affrontata per due volte, l'ultima circa 28 km dall'epilogo presso Stresa dopo 187 km e mezzo di gara. Il traguardo verrà tagliato in parecchie altre circostanze, oltre a quella finale, anche se nelle prime due volte si passerà in senso inverso, poiché si provenirà da Omegna, Gravellona Toce, sede di partenza della 19ª frazione del prossimo Giro d'Italia, e Baveno. Poi si cambierà verso e ci si dirigerà in direzione Lesa, dove si approccerà il primo Massino Visconti. Quindi tratto in discesa, si toccherà Arona, si tornerà a Lesa e a Massino Visconti prima del definitivo rientro in quel di Stresa, transitando lungo le sponde del Lago Maggiore e per le località di Arona, Mena, Lesa e Belgirate. All right.